Tanti anni di allettanti lusinghe di un mondo dorato costruito sulla filosofia del consumo e sul mito del successo hanno permesso di coltivare fantasiose illusioni destinate a svanire, che per fortuna nella loro inconsistenza non hanno influenzato la cultura che ci ha formato e la tradizione che ci identifica. Chi oggi nella confusione dei valori conseguente alla provocazione edonista, nella precarietà delle ideologie e delle mode investe nella formazione dei giovani, rivaluta il presente, perché storia, cultura e tradizione sono i tesori che possediamo e forse le nuove generazioni potranno capitalizzarli al meglio. La nostra attività di collaborazione con il CED di Turismo e Cultura è da oltre un decennio che continua. Abbiamo visto che nel corso degli anni è sempre stata un'attrattiva per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, per cui noi speriamo di poter continuare questa collaborazione. E al di là di quello che poi saranno i risultati di questa attività, pensiamo che sia la Bottega del Teatro, sia la Bottega della Musica e altre attività che instauriamo con loro sia importante per i nostri bambini, perché innanzitutto stanno insieme, imparano a stare insieme, collaborano e ecco, al di là di tutte le aspettative. Nell'ambito del carnevale stiamo proprio approfondendo lo studio delle maschere tipiche tradizionali della commedia dell'arte, quindi con i ragazzi abbiamo proprio approfondito in particolare questo aspetto importante legato al recupero della tradizione antichissima del carnevale a Venezia e poi diffusa naturalmente anche in tutta Italia e all'estero. Quindi i ragazzi non conoscevano molto bene la commedia dell'arte e perciò siamo partiti dall'analisi anche dei costumi, delle immagini dei costumi che caratterizzano i vari personaggi della commedia, le maschere, e poi dai canovacci che al momento stanno proprio studiando, cercando anche di adattare questo linguaggio così lontano dal loro, dalle loro abitudini, sulla loro pelle, rendendolo più attuale in pratica. In questo momento proprio i ragazzi si stanno dedicando allo studio del testo, ma questo studio poi ha anche un aspetto importante, che è quello legato all'espressione corporea del corpo che segue la parola nell'ambito sempre dell'esperienza del teatro. Inoltre tutto questo lavoro confluisce in una rappresentazione pubblica che viene fatta proprio in occasione del 12 di febbraio prossimo, nel pomeriggio, che è aperta alle famiglie dei ragazzi, agli amici, ma a tutto il comune di Crespino, a chiunque volesse partecipare a questa festa del carnevale qui appunto nella sala polivalente del comune di Crespino, con balli e animazione e anche il teatro e la musica naturalmente a coronare il tutto. Più che altro il significato culturale delle maschere, è questo a cui noi puntiamo, oltre diciamo alla festa di carnevale in sé, che è un gioco, che è un divertimento, e questo speriamo arrivi anche questo messaggio ai nostri bambini e a tutti coloro che parteciperanno a questa festa il 12 febbraio nella sala polivalente del comune di Crespino. Verso le 15 ci raduneremo tutti insieme e festeggeremo.